le truppe alleate sbarcano nel Golfo di Salerno e con una manovra praticamente a tenaglia, una parte si dirige verso Napoli e un'altra parte si dirige verso la zona di Avellino, Benevento, per poi ricongiungersi nella pianura del Volturno. I tedeschi fanno una serie di linee di fortificazioni su cui si attestano. La linea principale, la linea di fortificazione principale, che è la linea Victor lungo il Volturno. La linea Reiner, che è la linea successiva, che sta appunto fra la linea Victor e la linea Gustav, che è la linea che va da Cassino a Minturno e su cui i tedeschi si attesteranno per ben 8 mesi fino al maggio del 1944. Una prima serie di massacri avvengono nella zona urbana vicino a Napoli, prima della linea Victor. Sono massacri che spesso corrispondono anche a una serie di ribellioni e di rivolte, di insurrezioni della popolazione. La mattina del 29 si sviluppò la vicenda più grossa e più tragica delle 4 giornate di Ponticelli, probabilmente di Napoli. Una camionetta con un camion di tedesca andò nella masseria Morabito per razziare qualche animale da uccidere per la carne. Così. Mentre i tedeschi arrivarono nella masseria, furono avvisati i patriotti che si andavano organizzando e un gruppo di questi patriotti, prima che la camionetta uscisse dalla masseria, si appostò da un terreno lungo via Ottaviano e a un certo punto vi era un lagno, una parte coperta, una parte no. Quando la camionetta arrivò alla parte coperta del lagno, fecero fuoco contro la camionetta con fucili, pistole e un fucile mitragliatore. A Via Cenci dell'Arco sarebbe avvenuto il secondo fatto grave. Achillo Fasciste, che era un provetto cacciatore, pare che abbia sparato al tedesco che stava di guardia all'imbocco di Via Cenci dell'Arco, quindi sarebbe il secondo tedesco probabilmente morto. Dopo alcune ore, il tempo di riordinarsi, si incominciò a sentire il rumore dei carri armati e dei mezzi più leggeri, ma comunque anche armati di tedeschi. E iniziarono la rappresaglia, sparando all'impazzato e poi a gruppo si entrava nei cortili, nelle case, chi si trovava lo si portava all'interno. Lungo la strada vi erano dei palazzi e all'interno dei palazzi vi erano degli accessi alla terra, qualche volta senza cancello, qualche volta con cancello. Si pigliavano le persone, si portavano a 10 metri, 15 metri dall'interno del cancello e si giustiziavano con un colpo alla nuca. Si sono sparse voci che i tedeschi andavano nelle campagne, nelle masserie, si prendevano quelli che volevano. È stata violentata pure qualche ragazza. La signora è stata violentata in presenza del marito. Era tutte queste notizie. Già dai giorni precedenti i tedeschi incominciarono a incendiare qualche palazzo. Non so, per rappresaglia, che poi la gente si è ribellata, qualcuno si è ribellato. Se non che, la mattina all'alba, invasione di due pattuglie tedesche, ha sparato all'impazzata per la sera ed uccise anche un'uomo anziana a Piazza Duomo. E dopo aver ammazzato quell'uomo lì a via Pino Marini, sì, incominciano a incendiare la cella. Una seconda serie di massacri avvengono lungo la linea Victor, cioè là dove lo scontro fra i due eserciti è più duro e più violento. E i massacri più famosi sono quello di Bellona e quello di Caiazzo. Un'altra serie di massacri avvengono poi alle spalle della linea Victor e punteggiano in effetti il cammino delle truppe tedesche in ritirata fino alla linea Gustav, dove poi si attesteranno fino al maggio del 1944. Seguono in effetti questi massacri proprio le strade. Seguono la statale numero 6, la Casilina, la via Appia.
I principali sono quelli di Sparanise e quelli di Conca della Campania, Marzano Appio. Ci fu questa rappresaglia, noi non lo sapevamo, io l'ho saputo dopo, perché a Orchi era stato ucciso un nazista. E quindi loro applicarono la legge, che ne so che legge era, io non la conosco sta legge, non la conosco e non la riconosco neanche adesso, perché poi un nazista, almeno a quei tempi, valeva 10 italiani, questi non erano 10, erano 18, qua. A Orchi ne fecero altri, a Vezzara altri, quindi quel giorno ne massacrarono più di 40, mi pare. Io potrei dire se erano all'avanguardia americana o erano i civili, non lo so, però allora si dice che era l'avanguardia americana che avesse fatto fuori questo paio di tedeschi. Intanto loro, per non sbagliare, incominciarono là sopra ad ammazzare. Certa gente mise nel forno proprio, due donnette mi pare che erano, mise nel forno e le bruciarono. E noi si vedeva proprio. Primo hanno fatto una fucilata, l'hanno messa in fila, io l'ho visto proprio quando l'hanno messa in fila e l'hanno sparati. E poi hanno fatto fare i fossi a chi si ca, l'hanno fatto seppellire. E loro poi hanno fatto la seconda ondata e erano sparati. Quando hanno scaropato i casi, noi stavamo di là a Faita, vedevamo proprio quando i casi che facevano, i minavano e cadevano. Proprio, io ho visto proprio questa casa qua quando stava cadendo. E tutta la notte andavano minando strade posto per posto, per non far passare gli americani. E mi ricordo tutta la nottata sentivo sempre sparare perché minavano tutta la ferrovia hanno minato punto per punto. Non vi potete immaginare quello che ricordo io, non ve lo potete immaginare. Mano a mano che toglievano questi morti, no? Si riconoscevano più o meno dalle scarpe che portavano. Io mi ricordo le scarpe di mio padre e quindi li tiravano fuori. Poi la carne non era consumata, si era seccata vicino alle ossa e mi ricordo solo il cranio di mio padre con un buco dietro la nuca. Allora io ero piccola e dovetti assistere a queste cose così terribili. Io avevo 13 anni, sono del 30, 1943, quindi avevo appena compiuto il 30 aprile, 13 anni. E quindi facevo parte dei ragazzi. E stavo là, stavamo nel ricovero, lì sempre la mia sorella sotto quel famoso Monte Torre. A un certo punto abbiamo visto due tedeschi, abbiamo visto che dalla montagna, poco lontana da questa masseria dove abitava mia sorella, che scendevano giù dalla montagna e venivano verso di noi, verso quell'abitazione. Sono venuti i tedeschi dalla montagna, tutti armati, bombe a mano, fucili, e hanno cacciato tutti fuori dal ricovero. Le donne e i bambini non gli hanno detto niente, li hanno rimasti là. E tutti gli uomini si hanno preso tutti quanti. Mio padre, mio fratello, mio cognato e un'altra due persone che stavano rifugiate là e ci hanno portato al comando tedesco. Ci hanno portato. Il comando ha dato l'ordine di fucilarli a tutti. Appena abbiamo visto questo ci siamo scappati di nuovo nei ricoveri e io mi sono trovato in un vecchio frantoio e ci siamo nascosti in un pozzetto dove praticamente cade l'olio quando vecchio frantoio, ci cadeva l'olio quando venivano macinate le olive. Io non l'ho capito, ha capito mio cognato, ha cominciato a piangere perché era capito che lo dovevano ammazzare.
Io allora non capivo perché era ragazzo, non capivo ancora la parlatura tedesca. E così ci hanno portato giù, c'era una via così, normale, diciamo così, con una siepa, e ci hanno portato giù, bacio là. Ci hanno portato là, e tutto a piangere, perché fa la sa, tutti quanti, a ver se ce la stava, non ci potevano ammazzare. E niente, non ci fu una cosa. Ma te era a sopra il sapone, alla siepa, a sopra la siepa, e quei mitri, 3 mitri, ci hanno mitragliato. E io stavo in mezzo a loro. E mentre così, io sono finito per cui a mio padre, già era morto, mio fratello, tutti già morti, io sono fuggito. Io fuggivo e loro mi mitragliavano con il mitra preso. E non mi ha preso nessuna niente. Non lo so, non dovevo morire. Il 22 ottobre e vennero i tedeschi e ci fecero fare, mettere tutto un cerchio. Dice, e allora tutti che strillavano, c'erano gli uomini che stavano nascosti, compreso mio fratello, e teneva me in braccio che stavo dormendo, ero piccola. E lui si è messo in braccio, teneva come scudo. Invece questi che hanno fatto con la mitragliatrice mi davano sulle mani per farmi scendere. A un certo punto mio fratello ha dovuto cedere. E allora loro hanno lasciato a noi e si sono portati gli uomini. Tutta la notte si sentiva che mitragliavano, incendiavano, lamenti. La mattina, come tanti pazzi, senza sapere perché già gli inglesi erano alle porte, e siamo andati sua mamma, papà, tutti, vedendo per i morti là, se c'era pure mio fratello. Mio fratello non c'era, non esisteva. Dopo una quindicina di giorni, in un'osteria un pochino più lontano, e hanno trovato un teschio e bruciato, era un carbone, l'hanno messo così in una cassettina sul marciapiede e hanno chiamato papà, mia sorella, mamma no, perché mamma non ce l'hanno fatto sapere. La popolazione che vive, che ha vissuto quel periodo lungo le linee fortificate, e in particolare proprio la linea Victor, che è il primo sbarramento, il primo grande sbarramento che i tedeschi fanno contro gli angloamericani, che appunto segue il Volturno, e poi la linea Gustav, che è la linea di Cassino. Ecco, in queste zone la gente non ha subito purtroppo soltanto la violenza tedesca, ma ha subito dei terribili, massicci bombardamenti americani. La popolazione si trovava in quella che era una vera e propria terra di nessuno, e lo raccontano, parlano di terra di nessuno. Pensiamo che Bellone è proprio vicino a Capua pure ci sono state uccisioni tedesche, rastrellamenti e stragi, ma a Capua purtroppo il 9 di settembre, il giorno dopo l'armistizio, un tragico bombardamento fa 1067 vittime, quindi questa popolazione si trova a vivere una doppia violenza e si trova a vivere proprio in una vera e propria guerra totale. Il momento di scontro più forte fra la popolazione e l'esercito tedesco è stato ovviamente quello del momento della razzia degli uomini. Lì veramente tutta la popolazione ha resistito, hanno resistito gli uomini che si sono nascosti e comunque non si sono presentati all'ordine dei tedeschi di presentarsi appunto per il lavoro coatto e ovviamente poi per la deportazione, e hanno resistito le donne che hanno cercato in tutte le maniere di difendere questi uomini, di nasconderli eccetera eccetera. Ci sono delle stragi che si legano a dei veri e propri episodi di insurrezione della popolazione. È il caso ovviamente dell'insurrezione napoletana, è il caso di Acerra, dove la popolazione, che già aveva avuto parecchi scontri durante tutto il mese di settembre con i tedeschi, alla fine, il 2 di ottobre, fa una barricata per non fare entrare i tedeschi dentro ad Acerra, perché il giorno prima già i tedeschi avevano operato delle grosse distruzioni dell'abitato, e di fronte a questa barricata i tedeschi rispondono con una violenza inusitata. A un certo momento,
4-5 giovanotti, c'era pure Goglia, si scontrarono con due tedeschi qui a Passaggio Livello. E tengono da Luigi. Due chili all'angolo, facevano i guallucci che si affacciavano i signori e le famiglie a finestra. Facevano i guallucci, facevano via tutti che volevano sparare, che le sederavano, che viene. E Natale da sottato, così ho vinto, come può stare con i tedeschi qui? Con un bandolino che doveva cantare una canzone di Lima, le, e tengono di Lima, per un attimo dice di Lima, quando scelti che bomba mamma, e ma hai due bombe mamma, le volte una da, deve vivere. Uno non scoppiò, tessero in due furgone, nato pigliava un filo in giro e scoppiava un filo e nato bomba mamma. In certo a questa sparatoria, ecco che sono usciti tutti i giovani e pure donne dalle case, è finita quella, cacciamo i tedeschi, insomma ognuno a cercare. Ecco che è sorta questa insurrezione popolare. Tutto il popolo, di qualsiasi genere, di qualsiasi cultura politica, tutti quanti, col fucile da caccia contro il carro armato. Contro il col fucile da caccia, che potevano fare col fucile da caccia contro il carro armato? Niente, però in quel momento tu devi entrare in casa mia e con una pistola e vuoi minacciarmi, vuoi spararmi, pigli la sedia, quello che tengo in mano e mi difendi. Mio padre come professione ispettore di dogana, però lui era segretario politico, se non che si trovò proprio nel momento in cui i tedeschi incominciavano a entrare nelle case. Lui a questo punto stava con un amico che abitava a fianco a mia nonna e disse vabbè scendiamo, tanto che ci fanno. E così presero con due bimbi in braccio, che erano i figli di quest'amico, scesero. I tedeschi appena li videro, li fermarono, gli tolsero i bimbi dalle mani e li uccisero a tutti e due. Sono entrati nei cortili, nei palazzi, così, e hanno ammazzato tutto quello che trovavano, uomini, donne, bambini, tutti. Altri casi di massacri sono legati invece all'uccisione sparsa di soldati tedeschi. Il caso più famoso è quello di Bellona, però ce ne sono molti altri, Giuliano, Marzano Appio, Conca della Campania e tanti altri. Poi ci sono ancora una serie di massacri di cui è difficile trovare un motivo. Uno di questi, uno dei più noti, è quello di Caiazzo. La notte del 13 ottobre, mentre infuriava la battaglia del Volturno, vennero sterminate due famiglie di contadini, donne, bambini, uomini, tutti quanti. L'ufficiale tedesco disse per difendersi che da queste masserie sarebbero state lanciate delle segnalazioni luminose verso i soldati americani. Ancora la popolazione, per cercare di spiegare questo massacro assurdo verso una popolazione inerme, verso delle donne, verso dei bambini, cercò di darsi delle spiegazioni. Fra queste spiegazioni c'erano appunto che questi avessero dato ospitalità degli americani, che i tedeschi li avessero trovati con degli americani in casa, o addirittura anche che avessero preso i tedeschi per degli americani, che quindi si fossero rivolti a loro in inglese o si fossero rivolti a loro invitandoli ad andare nelle loro case, e che quindi poi di fronte a questo i tedeschi avessero risposto uccidendo tutti quanti. Il massacro avviene in due masserie isolate fuori dal paese e i motivi sono oscuri. C'è stato un processo su questo perché immediatamente dopo si è trovato un giornalista americano, il quale raccolse le testimonianze, però ovviamente di persone che non c'erano in quel momento, e si occupò anche della cura dei corpi, cioè li fece trasportare al cimitero, li fece inumare, e li fece seppellire. Thank you.
non c'è rimasto niente. Dove è stato compiuto un massacro così terribile, non c'è rimasto una croce, non c'è rimasto un segno, non ci sta niente. Tutti questi massacri, come anche le ribellioni della popolazione, la resistenza, la stessa occupazione tedesca, non sono ricordati né nella memoria nazionale né nella memoria locale e neanche nella memoria della regione. I motivi sono diversi. Un primo motivo va ricercato nella costruzione della memoria nazionale nell'immediato dopoguerra. La costruzione della memoria nazionale si lega all'immagine della resistenza armata, la resistenza armata del Nord legata al Comitato di Liberazione Nazionale, legata ai partiti, una resistenza di tipo organizzato. La resistenza del Sud non poteva essere organizzata perché avviene immediatamente dopo il 9 settembre, quando all'inizio dell'occupazione tedesca, e quindi è una resistenza di tipo popolare, una resistenza che potremmo anche definire autonoma. Il 12 è stato un altro episodio, il primo scontro vero e proprio, che andarono qui a Via Soriano, dico bene, per prelevare, impossessarsi di una macchina, un'automobile, allora le auto erano rare, dal carceriere, Don Paolo Russo Spina. Signor professore, non le so dire. Non c'è stato un balcone, una finestra, un terraneo, un sottotetto che non c'era gente armata. Io tenevo un 38 Schmidt, pigliai, incominciai a sparare e pigliai a 1 kg, pigliai in canna. Portato, si pigliava venire, portarono a questo ferito, ci sa, dove lo portare, però il giorno dopo, venettano armate e si misero davanti al comune di Acerri, che lo so, tutto ad Acerri, con delle mitragliatrici piazzate fuori al comune, che gli erano trovati anarchisti che era sparato, che arrivò. Dopo il 14, fino alla fine del mese, ci siamo agganciati a Goglio. E Goglio ci ha dato appuntamento a Cancello. Nei carri ferroviari abbiamo rilevato 3-4 cassette di bomba a mano e le abbiamo portate. E noi scomandavamo sempre lì. Quindi, tra fucili e bomba a mano, eravamo abbastanza armati, diciamo così. Quando trovavamo i soldati sbandati, un pacchetto di sigarette, quello che potevamo dare, ci facevamo dare i fucili, le cartucce, quelle che lui poteva darci, i tanti tedeschi della Dolga, tutte le fai. E abbiamo formato un gruppo così di ragazzi, giovani, in attesa di reagire. Ci siamo formati dei gruppi autonomi, eravamo autonomi e andavamo a fare degli scontri con i tedeschi. Io ho partecipato allo scontro della... quando è stata minata la stazione di Acerra, cioè con delle piccole mine che mettevano i tedeschi e si facevano saltare i binari un 20-30 metri alla volta. Abbiamo fatto Corso Garibaldi, via Roma, e mi aiuto qua il Corso Vittorio Emanuele, ma lascevano tanta gente, la coppa e finestra, ma e fiora a sventolare fazzolette, ma anche se noi siamo i liberatori della terra, senza sapere quello che si stava aspettando a noi. A Piazza Duomo è morto un certo Biscopo Giovanni, il quale con fucile in mano è morto. E in altro posto è morto, non so il cognome, non lo so, ho chiamato Donno Graunare, ma non lo so. È morto col fucile, l'hanno ammazzato col fucile in mano. In un certo punto, dalla metà della c'era il valore civile. Al signor Goglio Ferdinando, capo di valorosi uomini, dopo aver valorosamente combattuto, si hanno prodigato ad importanti pubblici servizi. Noi mi ha pigliato con quelle cose che mi ha pigliato i tedeschi. Abbiamo trovato tutti i caroni a metà strada che si stava soffrendo con l'era da certo. Che c'erano potute fatte dopo 5-6 giorni, figuratevi un poco, un cavallo andare, una vacca, una cosa. Che poteva fare? Oltre gente accesa in te casa, pigliamo una volta, avevamo fatto il becchino, avevamo sotterrato, facevamo tutti i lavori. Dopo ancora, dopo 7-8 giorni, la popolazione c'era, stava un mulino saltato in aria, non c'era niente. Ci siamo messi massa riva, tutto a certo. Abbiamo fatto grano e grano turco. Un certo Pirolo, un meccanico,
di Acerra, l'aeroporto, ci ha dato una mano perché un grande meccanico ha messo in moto un mulino acqua, perché ha letto che non ci stava ad Acerra, il mulino acqua per macinare. E abbiamo avuto il piacere per 10 giorni di fare 150 grammi di pane per ogni cittadino di Acerra. Io ho già fatto tanto per Acerra. Quando dopo c'è stato, per esempio, che vi devo dire, un fascista, caretta, chi l'hanno stato, mai 3 partigiani l'hanno abbracciato, non è vero, non è vero, Acerra fumacchiava quando non vi è mai sciuto. Altri motivi sono invece da legarsi alle caratteristiche della elite dirigente all'indomani del 45, e cioè un'elite molto spesso post-fascista, legata ancora al vecchio regime, la quale non ha nessun interesse a ricordare episodi di resistenza, episodi attraverso cui la popolazione può essere descritta come una popolazione appunto antifascista. C'è invece, ecco, significativamente una strage che viene ricordata dagli abitanti immediatamente. È del 44 il primo comitato civico per ricordare la strage e per fare addirittura un monumento, una lapide sul massacro, ed è quella di Bellona. Dei motivi forse può essere quello che la strage coinvolge tutta la popolazione e coinvolge praticamente tutta la stratificazione del paese. Vengono uccisi 5 sacerdoti, viene ucciso il medico, viene ucciso il farmacista, vengono uccisi moltissimi rappresentanti dell'elite cittadina e poi pastori, agricoltori, soldati. Le nascite in Inne e 12 anni, in Inne e 13 anni, non prevotaria gli 14 anni. La via Votana fu proprio una cosa troppo brutta, troppo crudele. Era una via a 25 metri, qualcosa di questo, non c'erano i sé, quando si pigliarono. E mio padre ricetta. Certo, ma se potevamo fare una marina, se gli andai a lavorare e andava senza mangiare. Queste ricette che gli portavano a mangiare. Gli portavano buone a mangiare, si capisce? E dicevano che non andai a lavorare. Invece no. Li hanno portati da parte, da Cappella di San Michele a Bellona. Poi là li hanno portati fuori a Bellona. E poi a 10 gli hanno portato un compagno e gli hanno ammazzato. Venne uno e disse: voi dovete andare a lavorare. E sapete com'è, con il lavoro ognuno non si tirava dietro. Allora pioveva, incominciò a piovere. E allora fece la pensata di portarci in quella cappella di San Michele. Arrivammo là e là c'erano i scanni tutte. E ci hanno messo, ci siamo seduti, allora venne uno vicino a me, un tedesco, no? Io era io e un fratello di mio padre che poi è stato ucciso là, Cafaro Luigi si chiamava. Allora disse, voleva un documento, no? Disse che un documento per vedere, allora mio zio disse, questo è piccolo, c'ha 13 anni, dice, il documento non ce l'ha. Allora mi prese e mi sedette sull'altare, dice, state qua tu. Ma nessuno pensava una cosa male, perché loro fecero una cosa così, come deve dire, così perfetta, che c'era un tavolino come questo, tanto che era lungo, non era rotondo, no? Ci misero le pistole mitraglie che avevano loro, le machine pistole le chiamavano, le misero e loro se ne uscirono fuori e stavano a ragionare fuori, tutti quanti noi che eravamo dentro.
Perché là, se qualcuno di questi avesse interpretato qualche cosa, ma quello li ammazzava, nel senso tutto da lì. Io ne vidi tre gruppi di 10. La mamma mi gridava, mi diceva di chiudere la finestra. Allora io la tenevo socchiusa e vedevo passare. Era una mattina piovigginosa del 7 ottobre, piovigginava appena. Poi trascorse quasi una ventina di giorni, si seppe che i bellonesi cercavano i familiari, non li trovavano, chi cercava il padre, chi il fratello, perché furono ammazzati studenti, agricoltori, soldati, sacerdoti, passionisti, di 54 ne ammazzati, si fermarono a 54. Quando i erano, una metà i buterano lua alla. Per le persone, ti capite, coraggiose, queste cose, e li cacciavano. Mio fratello accetta dopo 31 giorni. C'è stata una donna, quella donna, quando cacciarono il marito, si chiamava Cafaro Benedetto il marito, quando lo cacciarono lei se lo mise in testa, la bara, no, se lo mise in testa, arrivò al cimitero, se lo portò lei al cimitero. Perché lui mi ha visto non voglio morire. Se vuole era un toglietto per me. E venai a Patagà. Se venai buono a Patagà, eh. Morite. Chi gli è? Tenevo 15 anni per me. 15 anni. Stava che la morta nera, papà. In ottemperanza all'ordine di lasciare alle spalle terra bruciata, i guastatori tedeschi, prima di lasciare un territorio, facevano saltare i palazzi principali, le istituzioni, le infrastrutture, gli stabilimenti industriali. Abbiamo una puntigliosa lista di oggetti da abbattere inviata dal capo di Stato Maggiore tra le misure per l'attuazione della parola d'ordine Asse, cui seguì poi il 3 novembre un altro minuzioso elenco degli impianti abbattuti. A Napoli la lista delle distruzioni è lunghissima. La maggior parte degli impianti del porto, con le navi, le gru, le motobarche, poi la centrale idrica, le raffinerie, quasi tutti gli alberghi più importanti, il gasdotto, la centrale telefonica, le manifatture tabacchi, la centrale elettrica, l'Italsider, la stazione centrale. Inoltre, prima di andarsene, i tedeschi lasciarono alcune bombe a orologeria in alcuni luoghi cruciali della città. Una di queste sarebbe esplosa alla posta centrale il 7 ottobre, provocando circa 80 morti. Se uno combatte in guerra, là si sa che si muore. Ma è capitato proprio, perché noi siamo quattro qua. Vengono pazzi. C'è vinto che ci ha ucciso. Eppure certe volte, quando sono così, mi metto a pensare a quelle cose che allora... Una volta lo racconto ai nipoti, no? Loro non ci credono, perché loro non... Eppure... Disse, guardate che questa è la realtà che un nonno vi racconta. Perché la guerra è una cosa tremenda, una cosa che per me... Quando noi eravamo fidanzati, perché c'erano 6 anni ci siamo voluti. E allora, certo così,
c'era sempre qualche critica per me, qualcuno che vuole mettere, dicevi, se non si preoccupa, perché sulla morte ci può spartare nulla. E io mi sapevo, cioè, quello che vuol dire, e la morte ci spartetta. Lì quando sente lì c'è la guerra, mo che stanno a fare tanta cosa là, adottando, che lì là li conosciamo, non... ma io quando sento lì che io mi faccio un bacio, così, quello che vorremmo noi, e così stanno a fare questa gente.